si concludono oggi 4 giorni di festa patronale in onore di Santa Maria della Speranza. Quest'anno tante le ricorrenze, il bicentenario dell'arrivo del quadro della Madonna della Speranza, i 45 anni dall'incoronazione della statua sul balcone della casa comunale, i 90 anni dalla fondazione della città ed infine i 50 anni dei moti dell'aprile 1969. Ieri sera il clou delle celebrazioni religiose con l'apposizione delle corone auree con la Santa Messa concelebrata nel piazzale del santuario e poi la solenne processione per le vie cittadine con una fermata particolare molto sentita sotto il comune con tanto di benedizione in presenza della sindaca Cecilia Francese, autorità politiche, civili, militari e religiose. Questa sera il concerto in piazza Mendola con Tullio D'Episcopo ed infine a mezzanotte i fuochi pirotecnici dallo stadio Sant'Anna. Io dico sempre, come ci insegnava San Giovanni Paolo II, noi siamo di quella generazione là, siamo cresciuti un poco con lui. Impariamo nella vita, ecco, proprio per essere testimoni della speranza, partiamo sempre dalle cose che ci uniscono, dalle cose belle, denunciamo le cattive, ma che la nostra denuncia sia profetica, una vera denuncia cristiana. È quella che dice che cos'è che eventualmente va corretto e come va corretto. Ecco, la proposta ci deve sempre essere, se non diventa solo una denuncia sterile. E allora io mi auguro che da 200 anni ad oggi, come questa storia con questo filo d'oro che la Madonna intesse di tanta santità, di tanta grazia, possa continuare, possa sostenere tutti quanti noi, possa continuare a dare tanti, tanti frutti di grazia e di benedizione per tutta la città. Con queste parole che mi nascono dal cuore, mi conoscete, io non sono abituato a e parlo così. Ecco, parlo così, parlo a braccio, come si suol dire. Ecco, con queste parole augurali che veramente mi nascono dal più profondo del cuore, mi affido come sempre alla vostra preghiera, vi assicuro la mia, ve l'assicuro sempre, come da parte anche di tutti quanti noi qui presenti come vostri pastori. E adesso ho il piacere, per me un onore, per me una, come dire, significativo, incoronerò, secondo il rito consueto in questo momento, la Madonna con voi e per voi. Che questa incoronazione possa essere una spinta anche per me, per una testimonianza più aperta, più autentica e credibile.